Salve a tutti Watchikbari, bentornati sul The Cartoon Show. Vi parlo oggi, ragazzi, di DuckTales, serie animata della Disney creata da Alan Zaslav, Steve Klenk e David Block del 1997, conclusa nel 1990, con in tutto 4 stagioni. Sì, è proprio DuckTales. E penso che lo conoscete tutti quanti, o meglio, forse quello più recente. Allora, di che parla la serie originale? Il protagonista è Zio Paperone, e penso che lo conoscete tutti quanti, quel papero avido, a volte scontroso, che fa il bagno nei soldi. Già, ed è molto pericoloso. Lui deve badare ai suoi nipotini qui, qua, qua. E anche nei fumetti, qui, qua, sono molto intelligenti, furbi, a volte scherzosi, e si mettono spesso nei guai. Quindi Zio Paperone, per divertirli un po', invece di stare solamente sempre a casa come vuole Paperino, li porta ad affrontare varie avventure. E spesso insieme a loro c'è anche quest'altra paperina di nome Gaia, che è stata appunto creata apposta nella serie, non credo che sia mai apparsa nei fumetti. E sì, è un personaggio che mi ricordo era abbastanza interessante. Però Zio Paperone è un tipo molto ricco e ha una donna, una badante, che lo aiuta appunto nelle sue richieste e controlla anche lei spesso qui o qua, ed è una che molte volte ha a fare chi problemucci. E in più abbiamo anche questo altro personaggio che sicuramente forse lo conoscete. Lui è un pilota meraviglioso che si chiama Jet McQuack e guida l'aeroplano. Ma ovviamente, ragazzi, c'è anche Paperino, ovvio, solo che Paperino non appare molto in DuckTales e ha sempre paura che qui o qua si fanno del male. Però, per via della grande mente geniale di Zio Paperone, la voglia grandissima di cercare tesori in giro per il mondo, porta i suoi amici, soprattutto qui qua qua, in giro per il mondo. Ma il problema è che molte volte hanno parecchi problemi con la banda Bassotti, che ogni volta vanno sempre a derubare Zio Paperone, proprio lo vogliono addirittura quasi uccidere, ma Zio Paperone è un tipo molto intelligente. E i Bassotti sappiamo benissimo che sono dei pirla, dei stupidi idioti. Ma la vera cattiva è la strega Amelia, che se non erro in questa versione c'ha la voce tipo l'accento romano, forse mi sbaglio. È una strega che vuole assolutamente rubare la monetina preziosa di Zio Paperone. Ma come ben sappiamo, nel 2017 è uscito il reboot di DuckTales, che ha in tutto, se non erro, 3 stagioni ed è concluso nel 2021. Allora, ragazzi, cosa penso di questo DuckTales nuovo? Penso che sia un bel reboot. Da quello che mi ricordo, quando era stato annunciato "Oh, DuckTales sta per tornare, attenzione", tutti quanti erano un po' davvero? Sul serio? Poi è uscito ed è piaciuto parecchio. Ovviamente i disegni sono cambiati, i personaggi hanno aspetti completamente diversi, sono arrivati nuovi personaggi, eccetera, eccetera. Cioè, tantissime cose. Però sapete qual è il problema di DuckTales del reboot? È che io l'ho visto poche volte. Io, ragazzi, ho guardato più episodi del classico su Disney Plus invece di questo. Non lo so, ragazzi, io sinceramente lo dico, a me le facce dei protagonisti, un po' anche lo stile dei disegni, non mi piace. Non mi sembrano che qui qua qua sono proprio qui qua qua. Zio Paperone va benissimo, però i nipotini, cioè, non mi sembrano che sono proprio loro. Pure gli occhi, boh. Questa veramente, ragazzi, è la mia opinione, ma io, gente, credo che sia un bel reboot. Però, ragazzi, c'è anche uno spin-off di DuckTales che si chiama Darwin Duck, e dedicato appunto a un supereroe. Tra di questi c'è anche il personaggio di Jet McQuack. Ecco, ragazzi, secondo me entrambi i DuckTales sono molto belli, molto fighi, molto avventurosi, validi per qualsiasi età, stupendi. Però, secondo voi, qual è meglio? La vecchia versione o quella nuova? Io sono molto affezionato a DuckTales originale, ma anche reboot mi piace. Ebbene, ragazzi, questo è tutto per questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!